Eccoci qua. Sono pronta a rispondere a qualsiasi dopo la carta bianca di sera. Tutti sono a passeggiare. Ministro, sì. Buongiorno, buon anno. Matteo Parlato, Rai News 24. Senta, le volevo chiedere, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Marche, il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza idrica. Se si trasforma l'acqua in neve, non si corre il rischio che per risolvere un problema se ne peggiora un altro? No, anzi, proprio adesso abbiamo finito questo tavolo insieme ad alcuni presidenti di regione, tutti gli assessori, abbiamo detto che la neve che viene prodotta con l'innevamento può essere utile invece proprio per poi poterla restituire anche per l'agricoltura, quindi non sono cose che litigano tra di loro, sono cose che si supportano tra di loro, perché non è che poi la neve fatta artificialmente non si scioglie in acqua, no? E quindi è evidente che anzi può essere soprattutto riutilizzata per quello che, visto che abbiamo avuto mesi, come voi ben sapete, di siccità, potrebbe essere invece un circolo virtuoso. Questo è giusto per il futuro, quando la neve si scioglierà, ma nel momento, adesso, la crisi è ora. Quindi, crisi idrica, dico, è adesso. Ho capito, regione. Noi in questo momento col tavolo che abbiamo fatto insieme agli Appennini, con le regioni competenti, ci siamo occupati come Ministero di poter dare loro una mano in questa situazione emergenziale, perché come sapete con la mancanza di neve moltissime località sciistiche degli Appennini non hanno potuto aprire. Per cui quello che vi posso dire è che è stato un tavolo, per quanto mi riguarda, ma credo che per tutti gli interlocutori sia stato un tavolo soddisfacente. Abbiamo analizzato qual è la situazione, quali sono i loro bisogni e ci siamo concentrati su, per adesso, quattro misure che vorremmo far sì che le risorse vengano date il più presto possibile. Abbiamo messo a terra il fatto che noi abbiamo un fondo come Ministero, che è quello, il fondo per poter finanziare investimenti sugli impianti di risalita e sull'innevamento, e abbiamo deciso che lavoriamo sul fatto che possiamo ristornare gli investimenti che hanno fatto, che sono moltissime le stazioni che hanno fatto questi investimenti nel 2022, e quindi poter dare subito loro questi denari che sono stati investiti in modo da dare risorse fresche per non peggiorare la loro situazione. Lavoriamo per vedere di poter liberare quei fondi Covid che alcune regioni interessate hanno ancora in pancia, ma che non possono essere utilizzate per altre finalità, e anche questa è una cosa che crediamo di poter fare rapidamente. Abbiamo parlato ieri sera col Ministro del Lavoro, che l'abbiamo sensibilizzata, ma già lo era, sul problema degli ammortizzatori sociali, e lavoreremo da questo punto di vista, perché voi come sapete per i lavoratori stagionali non possono certo avere la cassa integrazione in deroga, e quindi vogliamo dare delle risposte sia ai lavoratori stagionali, che comprendono anche i maestri di sci, che sono una categoria che sta soffrendo moltissimo. Poi c'è il presidente Gianni, che invito a venire con me, se magari mettiamo una sedia che anche lui può fare le dichiarazioni a voi. Quindi lavoreremo anche su quelli che sono gli ammortizzatori sociali, perché lì abbiamo il tema dei lavoratori stagionali, dei maestri di sci. I maestri di sci non hanno lavorato un'ora perché, naturalmente, non essendoci la neve, gli impianti non hanno aperto e non hanno potuto lavorare.
Quindi per adesso lavoriamo su questo e poi anche sul fatto che il governo Monti, come voi sapete, aveva fatto, e questo è stato un suggerimento del presidente Gianni che io ho accolto perché lo ritengo giusto, voi sapete che il 50% della riscossione dei comuni, no, di questi comuni, doveva essere stornato il 50% per zone disagiate, che poi qua nella mappatura, ma su questo ve lo spiegherà meglio il presidente, sulle zone disagiate c'è molto da discutere. In questo momento emergenziale sarebbe opportuno che invece queste risorse potessero rimanere sul territorio. Abbiamo fatto l'esempio della Betone, che sono circa un milione che vengono restituiti. Un milione e nove e un milione vengono restituiti in questo fondo nazionale. E quindi sono le qualità più disagiate queste realtà di quelle a cui in modo generico poi verrebbero dispersi questi soldi. E quindi lavoreremo anche su questo decreto Monti, sul DIMU, che ci sembra invece un suggerimento che ci ha dato il Presidente, che può essere molto interessante. Se avete altre domande, se no, se voi volete. Abbiamo parlato del TG2, volevo chiedere in prospettiva sul fatto che alcuni studiosi ritengono che tra una ventina d'anni, 30 al massimo, sotto i 1800 metri la neve non ci sarà più, si è pensato a qualche soluzione che destagionalizzasse dal turismo bianco, trasformarlo in un altro tipo di turismo? Sì, abbiamo anche parlato di questo, noi oggi ci preoccupiamo. Certamente la politica deve avere una visione anche di lungo termine, abbiamo affrontato questo argomento, tutti siamo concordi nel fatto che dobbiamo avere offerte turistiche che permettono una destagionalizzazione e non soltanto un'offerta turistica legata alla neve, però oggi pensare che gli Appennini, dove, voglio dire, i bambini hanno imparato a sciare negli Appennini, su quei territori dove comunque il turismo bianco della neve fa ancora in termini di fatturato la parte da leone, sarebbe impensabile domani mattina fare delle offerte turistiche che non comprendono, voglio dire, la neve. Questo è utopistico. Bisogna lavorare sulla destagionalizzazione, bisogna lavorare su un'offerta turistica che si arricchisca, ma oggi non credo di darvi una notizia se vi dico che le stazioni sciistiche danno altre offerte, dalle ciaspole ai sentieri, lo sci di fondo ad esempio che sta riprendendo moltissimo, al cicloturismo con le biciclette, perché quello è un altro settore, quindi voglio dire ci sono operatori che sanno fare bene il loro mestiere, il turismo del benessere, le spa, quindi voglio dire le offerte turistiche. No, credo che in molte stazioni sciistiche si stanno già attrezzando per dare offerte turistiche più complete e diversificate. Presidente, se ci spiega meglio questa possibilità di recuperare questi fondi del decreto Monti, dei comuni marginali, disagiati. Era una misura che era stata assunta nella logica della razionalizzazione della spesa pubblica negli anni, nei primi anni del decennio scorso, che aveva questa logica. Molte delle entrate da parte dei comuni allora erano fondate sull'IMU e quindi sull'imposta comunale, ICI, IMU. Cosa succedeva? Che si rimproverava ai comuni che avevano molte doppie case di avere troppe risorse rispetto a quello che erano le effettive necessità, cioè riscuotono molto di ICI e poi di IMU semplicemente perché hanno tante doppie case, ma le necessità di quei comuni sono quelle di avere una popolazione inferiore rispetto a quello che risulta in termini di imposta. Allora era stato creato un fondo di solidarietà per cui chi aveva questa situazione, e guarda caso sono molte delle località montane, Roccaraso in Abruzzo, mi diceva ora il sindaco, gli vengono portati via 2 milioni per questo, alla Betone gli vengono portati via su 1 milione e 9, 1 milione. È evidente che però oggi è un paradosso, perché in una situazione in cui queste località si trovano ad avere questo disagio, si trovano a fare provvedimenti di escussione di risorse che poi vengono dispersi in quelli che poi sono, non si capisce bene nei meandri dello Stato quali sono queste località
dove vi è maggiore disagio. Noi semplicemente chiediamo che per le località di montagna dell'Appennino, dove vi è una situazione problematica derivante da questa emergenza neve, quello che viene riscosso venga rispeso in quel comune. Non costa un euro in più allo Stato, ma semplicemente in questa situazione la solidarietà è rispenderli dove vengano riscossi questi soldi. Guarda caso, quando l'ho detto, subito il sindaco di Roccaraso mi ha detto: anche noi ne dobbiamo restituire 2 milioni, e ho capito che molte delle località montane si trovano in questa situazione, perché sono località dell'Appennino in cui spesso c'è la doppia casa di chi vive in città. Potrebbe essere anche una misura, adesso la studieremo bene questa proposta, una misura temporanea, siccome adesso in questa situazione emergenziale molte stazioni dell'Appennino hanno proprio bisogno, perché senza neve non hanno potuto aprire, potremmo anche vedere di farla temporanea, tanto adesso dire chi è che ha più bisogno rispetto a questi comuni, no? Quindi esatto. Potremmo studiarla anche meglio. Si può fare una stima dei danni che gli Appennini stanno subendo in questa... 50 milioni. 50 milioni? Sì. Totali, parliamo di varie regioni... Di tutto ciò che è legato direttamente allo sci. Se vai ad avere riferimento, perché già noi quando nelle nostre cronache locali facciamo questo riferimento arriva la lettera di protesta del commerciante che dice: io non sono legato direttamente allo sci, ma indirettamente dalla mancanza dell'afflusso nelle località invernali non ho fatto fatturato. Però solo ciò che è direttamente legato alle attività di sci o complementari di sci sono 50 milioni. Solo sugli Appennini? Sì. Negli Appennini. Negli Appennini nel suo complesso, nei 5 regioni. Quindi hai incluso anche, scusi, il settore alberghiero, questo? Sì, sì. Parliamo di Toscana, Emilia Romagna, di Marche, di... No, non solo il settore alberghiero, gli impianti... Certo, certo, più o meno è la prima stima che è stata fatta oggi, poi però abbiamo chiesto a tutte le regioni di darci dati precisi, però questo è diretto. Poi se calcoli il commerciante del bar del centro di Roccaraso, allora entri in una dimensione che triplichi potenzialmente la cosa, però è evidente che si cercavano di fare gli studi diversi. Comunque queste sono le cose che oggi, quelle che ho detto, ci concentreremo, perché nel giro di qualche settimana dobbiamo dare delle risposte. Abbiamo anche deciso che questo tavolo rimane permanente, adesso per gli Appennini, ma poi che si trasformerà per la montagna, perché vi ricordo che in Italia il turismo in montagna è importante, bisogna fare molte cose, oggi le abbiamo già accennate, ma e quindi credo che quando si mettono insieme le istituzioni, le regioni, i comuni e il governo, insieme dobbiamo lavorare con un solo uomo, perché avete visto che il turismo sta tenendo in piedi la nostra economia, avete visto i dati dell'ultimo trimestre, quindi sono confortanti, abbiamo anche visto i dati dell'ultimo periodo di vacanze, quello di Natale e quello delle vacanze natalizie, che ha dei dati che sono veramente confortanti. Mi sono confrontata con tutti quanti e tutte le regioni hanno detto appunto che i dati stanno andando nella maniera giusta dei flussi, e questo ci conforta moltissimo. Quindi bisogna lavorare, perché abbiamo sempre detto che il turismo dovrebbe essere la prima azienda della nostra nazione, e io voglio lavorare con tutte le istituzioni e tutti i livelli perché questo si possa fare con un approccio, credo Presidente, pragmatico come quello che è stato oggi. Non bisogna perdere tempo nel dare le risposte, io le risposte le voglio dare subito, perché il tempo è una categoria per gli imprenditori fondamentali, perché perdere tempo vuol dire far perdere posti di lavoro, vuol dire fare anche chiudere aziende, che quindi il tempo che io do a me stessa per dare le risposte su questi 4 punti che abbiamo visto oggi è 2-3 settimane, per poter far sì che insomma il governo c'è, cioè il governo risponde, con l'aiuto naturalmente delle regioni e dei comuni. Sono domande sulla neve artificiale. Sì. C'è una crisi di neve, ma
c'è anche una crisi di energia. Ha senso salvare tutto questo con la neve artificiale se contribuisce comunque anche quello al cambiamento climatico? Beh, ha senso nel senso che il senso c'è, perché noi oggi stiamo parlando di turismo e che poi è anche legato a uno spopolamento, che questo è un altro tema molto importante quando si parla di montagna, per cui per noi ha senso parlare di questo, ha senso continuare in quello che sono le offerte turistiche anche sulla neve, aiutando quando la neve non c'è, quindi con la neve artificiale, perché non crediamo di deturpare l'ambiente con questo, riteniamo invece di aiutare, perché quando c'è uno spopolamento il fatto è molto grave. Non mi ricordo, il Molise ha detto che tutti gli anni perdono circa 2.000-2.500 residenti e tutti gli anni chiude di fatto un comune. Ecco, non ci possiamo permettere lo spopolamento delle nostre valli e delle nostre montagne. Io le posso dire una cosa, le faccio un esempio molto concreto. Noi per il rinnovamento artificiale alla Betone ora realizzeremo, abbiamo completato l'iter autorizzativo, due laghetti. Questi due laghetti, sì, lei mi dice, impegneranno energia per trasformarli in neve artificiale, ma questi due laghetti sono per me fondamentali per quello che è il pericolo degli incendi durante l'estate, e per quegli incendi avere i laghetti lì significa con gli elicotteri poter approvvigionare, altrimenti devi andare chissà dove a prendere l'acqua. Sono importanti per il contenimento dell'assetto idrogeologico, perché la presenza in montagna, che diceva il Ministro, che peraltro ringrazio tantissimo, nell'arco di 5 giorni ci ha convocato la riunione, noi ci siamo sentiti confortati da questa riunione. Ecco, l'intervento delle persone che stanno in montagna significa irregimentare le acque, farle arrivare con quella dovuta, diciamo così, progressività e non in modo immediato, e generano poi i fatti che determinano alluvioni e calamità. Quindi sì, l'intervento in montagna significa complessivamente un equilibrio sul territorio che poi si riverbera non solo sull'aspetto turistico, ma sotto l'assetto del territorio, del paesaggio, della disciplina di tutta la serie di interventi che si collegano alla protezione civile. Ci sono, prego. Buongiorno, ci sono dell'ANSA. Allargando ancora l'obiettivo, appunto abbiamo parlato anche di gas energia, vediamo rincari un po' ovunque, anche negli ski pass, perché sono tutte aziende energivore, quindi addirittura cominciamo a vedere qualcosa anche nella cultura, che comunque è molto legata al turismo, perché si aumentano i biglietti degli uffici, i turisti lo pagano. Io penso che il ministro San Giuliano sta facendo una rivoluzione che è molto importante. Io credo che noi siamo la nazione più bella del mondo, ma spesso non lo sappiamo di essere, non abbiamo la percezione. Fare pagare di più, perché lei saprà che noi abbiamo i prezzi più bassi d'Europa. Cioè, lei pensi cosa costa andare alla Torre Eiffel e cosa costa andare a visitare la Torre di Pisa. Che ma gli comunque uffici in aumento è a 25 euro, sì. Ma dove lo trova un museo di quella portata? Io sono, anzi, io ho parlato con il ministro San Giuliano e dico che quello che sta facendo è una vera rivoluzione, perché le cose belle, no, noi le dobbiamo mettere a reddito, quindi 25 euro per vedere gli Uffizi mi sembra che sia assolutamente un prezzo equo rispetto alla bellezza, no, degli Uffizi, per cui non ci vedo assolutamente niente di male. Poi è ovvio che dobbiamo invece far sì che siano fruibili, no, le scolaresche e chi ha meno possibilità, però per i nostri turisti, Presidente, 25 euro mi sembra non sono nulla. Io ero al Prado, ho speso il doppio in questi giorni. Vede che c'è trasversalità indipendentemente dall'appartenenza partitica. Quando le cose sono, però sì, in Gran Bretagna i musei sono gratis. No, non sono gratis per tutti i musei, ma no, assolutamente. Come? Nei castelli si paga. Ma si paga io. Beh, dipende da alcuni musei. Comunque questa è la decisione, ma lei non sarà d'accordo, invece noi riteniamo che questa sia una giusta rivoluzione, che il ministro San Giuliano, con rispetto, perché l'arte deve essere fruibile a tutti, sta facendo in maniera molto molto sapiente. Aspetta, ministro,
sì. Chiedere, qui c'è sempre sul discorso aumenti, la tassa di soggiorno, quindi dal 1° gennaio aumenta, c'è stato questo aumento? La tassa di soggiorno, quello che ha fatto il governo, che ha dato al comune la possibilità di poterlo fare, e quindi voglio dire, non credo che ci siano comuni che vogliono alzare la tassa di soggiorno, ma sono scelte che devono fare i comuni, come peraltro è giusto che sia. Ci ha anche raggiunto il nostro assessore, che è anche il coordinatore di tutti gli assessori del turismo, ho detto bene. Quindi sì, da Mario della Regione Abruzzo, scusate, pensavo lo conosceste. Se volete fare delle domande anche a lui sul tavolo. Sicuramente è una riunione importante, noi abbiamo un ringrazio del Ministro per la tempestività con il quale ha reagito alle nostre sollecitazioni. Purtroppo, come sapete, insomma, per l'Appennino non è un buon momento, è un momento, tra virgolette, felice, perché dopo tanti anni, parlo sicuramente per il mio Abruzzo, ma anche per le altre regioni dell'Appennino, eravamo avviati a prenotazioni sold out, quindi insomma era un momento di ripresa importante dopo il Covid, e quindi sapete cosa questo significava per gli impiantisti, per i maestri di sci, per i tanti operatori stagionali che lavorano nel mondo della neve, ovviamente per tutto il mondo delle recettività. Purtroppo abbiamo tenuto, per quanto riguarda le recettività, abbiamo tenuto sicuramente fino a Natale, ma poi è evidente che chi sceglie una meta per fare la settimana bianca, non essendoci la neve disdetta, quindi diciamo che fino a Natale abbiamo tenuto sicuramente la ricettività di quella botte. È ovvio che per gli impiantisti è un anno sicuramente uguale a quello del Covid, quindi speriamo nei prossimi giorni di salvare il salvabile con la neve. Quindi noi ringraziamo il Ministro perché si è subito ci ha convocati, abbiamo lanciato un tavolo programmatico sicuramente a breve scadenza per cercare di aiutare le imprese che soffrono, ma insomma ci siamo lasciati anche con l'intenzione di rendere permanente questo tavolo, che punta a far diventare l'Appennino come una macro area turistica, e quindi insomma lavorare per il turismo dell'Appennino non solo d'inverno ma anche durante le altre stagioni, con l'obiettivo di destagionalizzare queste che sono tra virgolette zone. Scusate se parlo spesso del mio Abruzzo, insomma, voglio dire, penso alle nostre aree interne, alle nostre montagne, che vedono la presenza di 3 parchi nazionali, un parco regionale, una merida di aree protette, soprattutto in un momento in cui c'è un boom del turismo esperienziale, e quindi l'Appennino sicuramente si presta a tutto questo. Salve, bene. Sono Miguel Hernandez, AGTV. Sì. Qualche anno fa la crisi neve sugli Appennini o sulle diverse montagne dove apposta si sviluppa il turismo si risolveva con la neve artificiale, oramai diventa anche questo un problema. Non credete che sia questo un segnale molto forte per incrementare di più la corsa alla transizione ecologica? No, ma guardi, noi non è che non pensiamo che non bisogna pensare anche ad altre offerte turistiche, ma non ci sembra adesso ancora il momento per dire rinunciamo alla neve e a tutto il turismo che è connesso con la neve. È evidente che se le temperature sono elevate, come ci sono stati giorni dove le temperature erano molto elevate, è ovvio che anche la neve artificiale non può essere, voglio dire, lo strumento giusto. Però non è che ci rinunciamo oggi, capisce, perché non possiamo far passare il messaggio e dire guardate, sapete che c'è, non nevica più e quindi bisogna, perché questo sarebbe un messaggio devastante per le migliaia di persone che lavorano, per le centinaia di imprese che hanno investito. Io non credo onestamente che nei prossimi anni non ci sarà la mancanza di neve. Io guardate, vengo da una regione come il Piemonte, sono nata a Cuneo, che è un paese dove nevica molto, e ci sono stati anni in cui nevicava poco e anni in cui nevicava di più. Adesso che siamo in una situazione emergenziale, perché non so se voi mi potete smentire, ma così poca neve, temperature così alte, forse non le avevamo mai vissute, no? Ma non possiamo ancora dire che questo è strutturale, che il clima sarà così nei prossimi anni, perché credo che questo nessuno lo possa dire. Lavoriamo sulla transizione, lavoriamo su nuove offerte, lavoriamo sulla destagionalizzazione, ma lavoriamo ancora sul turismo della neve.
Io volevo dirle, no, le posso dire una cosa, perché altrimenti sembra che proprio avvallare il ragionamento che fa il Ministro. Il problema della transizione ecologica non è che da una temperatura costante a meno 10 si passi a una temperatura costante a meno 8 e pensiamo che questo sia un progressivo per i prossimi anni. La transizione ecologica sta determinando lo sviluppo dei fenomeni acuti. Noi 3 anni fa all'Abetone, in pieno Covid, io dovevo firmare le ordinanze in nome del distanziamento sociale a non andarci, quando abbiamo avuto il record di innevamento di questi ultimi 20 anni, perché c'erano 3 metri di neve. Quindi il fenomeno dei cambiamenti climatici, che c'è e che è evidente, si trasmette nel rendere più acuti questi fenomeni. C'è l'anno in cui c'hai 3 metri di neve e c'è l'anno 2 anni dopo, quest'anno, in cui, appunto, come dice lei, non arriviamo a mettere nemmeno la neve artificiale. Quindi noi dobbiamo non pensare a cambiamenti climatici in cui scompare la neve dagli Appennini, dobbiamo pensare a interventi che il fenomeno neve e gli sport invernali lo valorizziamo e lo sosteniamo. Accanto a questo, nell'anno in cui ti trovi come quest'anno a non poter fare altre attività, ecco il secondo capitolo del piano che stamani il Ministro ha impostato e che ci vede concordi, investimenti sul fare la palestra, il palazzetto del ghiaccio, il campo di calcio per l'estate in modo da valorizzare il turismo più estivo. Ecco, questo richiede quindi non abbandonare gli sport invernali, tutt'altro, ma articolare meglio sul territorio gli investimenti. Ma valorizzare gli stessi piani di risalita in termini estivi, voglio dire, non per raggiungere le vette per sciare, ma per raggiungere le vette, esatto, per fare esperienza. Avviata l'interlocuzione con il Ministro del Lavoro, si può avere una stima dei lavoratori stagionali coinvolti? No, queste sono informazioni che adesso le regioni e gli assessori ce le daranno. Oggi dare dei numeri non mi sembrerebbe poco serio, perché non abbiamo ancora messo anche perché tutto. Veniva rilevato nella riunione, a fronte di un'affermazione intelligente che lei fa, che gli lavoratori sono stagionali e quindi dopo 2 anni di Covid in cui non li hai potuti assumere perché il problema di non andare a fare attività derivava dal Covid, e rende il numero di riferimento assolutamente, diciamo, inadeguato per una stima. Però stiamo lavorando per gli ammortizzatori sociali col Ministro Calderone proprio sugli stagionali, che voi, come voi sapete, non possono usufruire della cassa integrazione ordinaria. Io direi che allora ci lasciamo al prossimo tavolo. Grazie, grazie molto.